Amiche e amici, siamo arrivati a un'altra intervista musicofila. Chi è la signora, ma che signora, la ragazza qui di fronte ai vostri schermi? Pensate, è una delle maggiori violiniste italiane. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui oggi Fabiola Tedesco. Ciao Fabiola. Ciao Alberto, grazie. Grazie per questa presentazione. Mi lusinga tantissimo essere qui. Evidentemente c'è un fondo di verità. E la cosa che mi lusinga ancora di più, ma scherzo perché in fondo non mi cambia niente, è che siamo praticamente conterranei, perché tu non so se sei di Torino o di Moncalieri. Io sono nata a Moncalieri, ma in realtà, a parte che vivo a Pianezza, i miei genitori vivono a Pianezza, però praticamente sono torinese al 100% perché fin dalle elementari andavo in conservatorio a Torino, quindi ho vissuto a Torino tutta la mia giovinezza. Ecco, per le amiche e gli amici che magari non sono del circondariato di Torino, del Piemonte, dovete sapere che Moncalieri, o Muncalè, come si dice in dialetto, è proprio più di un paese, proprio una città che è attaccata a Torino, ed è forse la città più grande che c'è attaccata a Torino. E allora, tra l'altro, voi dovete sapere che appunto Fabiola non ci sta chiamando dal Piemonte, ma da un altro posto del mondo, ma che non sveliamo ancora, perché verrà nominato in questo excursus della sua biografia, perché adesso io, Fabiola, da prassi, da iter, ti chiedo i tuoi inizi nel mondo della musica, per poi giungere fino ai giorni nostri. Dunque, i miei inizi sono stati molto naturali perché i miei genitori sono musicisti, per cui in realtà gli inizi nel mondo della musica sono stati ancora precedenti alla mia nascita, perché comunque mio papà è pianista, mia mamma gli girava le pagine durante i concerti, per cui mentre ero incinta io stavo già ascoltando programmi di tutti i tipi, per cui in realtà ho sempre dimostrato un grande interesse nei confronti della musica fin dai primissimi anni. Devo dire che questo interesse non era orientato verso uno strumento in particolare. Infatti, quando è arrivato il momento per i miei genitori, perché sono stati loro a propormi di iniziare a suonare qualcosa, io non sapevo bene cosa suonare e loro non volevano assolutamente che io suonassi il pianoforte, perché entrambi pianisti, per cui la scelta naturale è stata il violino, perché il fratello di mia mamma è un violinista al Teatro Regio di Torino, per cui ho iniziato intorno ai 5-6 anni a prendere lezioni in maniera molto soft. Ecco Fabiola, quindi tu avevi questa pulsione, diciamo, informe, e che poi è stata modellata direzionandola verso questo strumento, giusto? Esatto, okay. Proprio così. Lo strumento che poi in realtà è stato da me odiato per i primi anni, perché penso che molti colleghi violinisti possano confermare che i primi anni col violino sono veramente duri, perché è difficile tirar fuori un suono decente, riuscire a suonare qualcosa che dia soddisfazione a un bambino, per cui io avevo tantissimi interessi, il violino era l'ultima delle mie passioni proprio, anzi, cioè, non era neanche una passione, però ho resistito qualche anno e poi intorno ai 9-10 anni è scattata all'improvviso questa passione, da quando ho iniziato a suonare a studiare il primo concerto di Vivaldi in La minore, famosissimo, non lo so, è scattato qualcosa e da allora siamo andati avanti fino ad adesso. Ecco, e adesso, dicevo prima, tu non ci stai chiamando dal Piemonte perché tu appunto hai studiato con varie persone sino ad approdare a questa tua adesso ultima fase di nuovo insegnante, di nuovo studio, perché dici un po' da dove ci stai chiamando e perché ci stai chiamando da lì. Io chiamo da Dresda in Germania, dove sto studiando in questo momento e sto frequentando il master con la professoressa Natalia Pishchenko. Sono venuta a vivere qua in realtà a dicembre del 2019, poi però purtroppo con tutta questa situazione del Covid anche i miei studi sono stati un po' turbolenti all'inizio, perché i primi due semestri comunque li abbiamo fatti quasi tutti online, perciò è stato un inizio un po' burrascoso in cui si stava più in casa che fuori, ma devo dire che adesso mi sto godendo veramente questa città meravigliosa.
Quindi ti stai trovando bene per adesso, non hai avuto, diciamo, clash culturali, nel senso che hai avuto difficoltà ad ambientarti, non credo, perché non sei andata, non lo so, in Asia, in Sud America. No, assolutamente, anzi, amo molto il posto dove sto, poi in realtà non è una prima, non è uno shock culturale così grande, perché in realtà prima di venire qua ho vissuto 4 anni in Austria, per cui anche un po' la lingua la conoscevo già, eccetera. Anzi, in realtà questo finora è la mia casa preferita, diciamo, perché è una città che offre moltissimi spunti culturali e molto bella esteticamente, oggettivamente, però allo stesso tempo non è una metropoli, non c'è traffico, ci sono moltissimi spazi verdi in cui si può veramente lasciar andare i pensieri, respirare e riflettere in maniera molto tranquilla, per cui mi trovo molto bene. Ricollegandomi un pochino a quello che hai detto prima, anche se era un po' diverso perché tu eri piccolina e prima mi hai detto che, diciamo, il violino non era proprio il primo delle tue passioni e di ciò che ti interessava, però alcuni ospiti mi hanno detto che oramai grandi, maturi, mi hanno detto che oltre alla musica non fanno nulla, ma più che altro proprio per tempo. C'era un ospite che mi aveva detto faceva questo, quello e quello, e gli ho detto: beh, a fine giornata cosa fai? E lei: niente, sono distrutta, quindi la mia vita è solo la musica. E volevo chiederti se per te è anche così oppure hai anche altre attività o hobby. Ma tendenzialmente io ho bisogno di avere le mie vie di fuga, perché ho sempre avuto moltissimi interessi di vario tipo, per cui focalizzarmi su un'unica cosa alla fine ha un effetto per me quasi devastante, perché poi non riesco veramente a dare tutte le mie energie su quella cosa, in un certo senso diventa dispersivo, per cui a parte in certi momenti in cui proprio fisicamente non si può fare altro perché ci sono talmente tanti impegni, talmente tanto programma da studiare che alla fine si studia tutto il giorno e non c'è più tempo di fare niente. In realtà poi ho parecchi altri hobby. Mi piace molto cucinare quando ho tempo, è veramente una mia passione. Poi mi piace molto disegnare fumetti. Ho questa identità alternativa che disegna fumetti, scrivere, insomma, hobby comunque che hanno molto a che fare con l'interiorità, con la creatività, per cui non ho magari uno sport preferito, però comunque ho i miei sfoghi intellettuali in un certo senso. Ma fumettistica inerente al mondo manga oppure no? No. In realtà disegno solo animali. Ah, ok. Un po' sarcastici, un po' folli, che comunicano dei messaggi che vorrei dare io, ma li faccio dire agli animali, così almeno non mi prendo nessuna responsabilità. Però te ne lavi le mani, ho capito. Senti Fabiola, rimanendo un pochino sempre in questo ambito, no, e portando anche la musica nel contesto, io volevo chiederti quale linguaggio artistico, oltre a quello musicale, tocca di più la tua sensibilità? Non lo so, sia il cinema, la fotografia, la letteratura, qualunque cosa. Ma in realtà io mi rendo conto che qualsiasi arte ha la capacità di toccarmi nel profondo. Ovviamente non ogni tipo di arte figurativa, ci sono dei periodi che sento più vicini alla mia personalità, però oggettivamente ho avuto periodi in tutta la mia vita in cui sono stata interessata a qualsiasi tipo di arte, per cui cinema, amo moltissimo il cinema, la fotografia, arte figurativa, adoro andare nei musei quando ho tempo, anche qui a Dresda, perciò non saprei scegliere in realtà, ho bisogno di un po' di tutto per nutrirmi. Allora, come dico spesso, un grande giardino fiorito da cui attingere da fiore in fiore. E allora adesso immettiamoci chiaramente un po' di più nel discorso musicale, che volente o nolente, ma credo più volente, è parte integrante della tua vita. Tu hai suonato con diverse orchestre, non sto qui ad enumerarle perché sono molte, abbastanza numerose. Io volevo chiederti qual è quella che ti ricordi averti impressionato di più? Sicuramente quella che mi ha impressionato di più, però per ragioni non prettamente musicali, ovviamente anche sì, però è stata un'orchestra giovanile in Venezuela con cui ho suonato nel 2016, credo, sì, maggio 2016, diciamo che era un'orchestra sterminata, perché non so se hai presente il sistema. Certo. L'anno ci sono queste orchestre giovanili che praticamente hanno un organico da Sinfonie dei Mille di Mahler, pur facendo repertorio che non lo richiederebbe, certo. Esatto, però
vedere questa moltitudine di ragazzi molto giovani che comunque davano il 100%, tutta la loro anima per suonare. Io ho suonato con loro il concerto di Tchaikovsky, però appunto sentire questa energia che veniva da dietro era stata una cosa assolutamente incredibile, non penso di averla vissuta in altre circostanze, ma proprio perché si percepiva che comunque la musica era una ragione di vita, un riscatto sociale, era stata molto forte come esperienza. Adesso abbiamo citato i grandi organici orchestrali e andiamo su qualcosa di più limitato, ovvero la musica da camera, che io so che tu ami molto, che tu prediligi. Volevo chiederti un po' qual è il repertorio che più apprezzi, non lo so, qualche autore in particolare, qualche brano, relativamente alla musica da camera. Beh, onestamente, da buona strumentista d'arco non posso non avere un debole per il quartetto d'archi. Veramente, non penso che sarei mai in grado di suonare in quartetto come carriera, perché è una carriera veramente impegnativa, bisogna dare una dedizione incredibile a questo tipo di lavoro, non penso sarei in grado di dare così tanto, condividere con altre tre persone proprio una routine sfiancante, però da ascoltatrice sicuramente la mia formazione preferita è i quartetti di Beethoven, dal primo all'ultimo, sono veramente la mia certezza, la mia sicurezza. Quando ho bisogno di ricentrarmi ascolto i quartetti di Beethoven, per cui sicuramente non ho dubbi riguardo a questo argomento. Ecco, è molto interessante quello che dicevi, perché io ho intervistato, no, molti musicisti, sia solisti sia diciamo che suonavano in ensemble, e a me piace toccare spesso questo argomento. Vorrei che ci tornassi un attimo, cioè che cosa senti che ti frenerebbe o che comunque vedi come abbastanza insormontabile nel provare a fare una carriera, non so, in un quartetto, in un trio? Io mi rendo conto di essere una persona fondamentalmente, non voglio dire incostante, perché in un modo o nell'altro trovo sempre la mia costanza, però ho bisogno di ricevere stimoli diversi, per cui penso che ritrovarmi a lavorare, a studiare magari tutti i giorni, ore e ore al giorno, con tre persone, con le tre stesse persone per 20 anni, potrebbe portarmi a un esaurimento nervoso, onestamente. E infatti ammiro tantissimo le persone che lo fanno, anzi mi ispira tanto. Tra l'altro c'è appena stato il premio Borciani a Reggio Emilia e io l'ho seguito dalla prima all'ultima prova, e vedere questi quartetti, la dedizione con cui questi quartetti sono arrivati a raggiungere l'eccellenza è una cosa che per me è assolutamente imparagonabile a qualsiasi altro tipo di lavoro, però appunto non penso di potermi avvicinare a un lavoro del genere, per come sono fatta io interiormente proprio. Ecco, perché di solito sul piatto della bilancia si mette questo elemento che hai detto tu, quindi la difficoltà magari della condivisione, la costanza, e però, diciamo, per contro, nel tuo caso, quindi da solista, c'è magari appunto l'ansia da prestazione del singolo, lo stress, un po' come il tennista, no, che è sempre da solo, e quindi comunque sul piatto della bilancia l'elemento negativo della musica da camera, che mi hai detto tu, soverchia comunque tutto il resto. Sì, ma poi in realtà è un elemento negativo quando si parla veramente di cercare di avere quella come unica carriera, perché certo, per il resto la musica da camera è la mia ispirazione più grande, fare musica con gli altri, anche negli impegni solistici in realtà io cerco sempre un approccio molto cameristico, anche quando suono con l'orchestra, perché d'altronde ogni cosa è costruita come musica da camera, per cui può essere interpretata come musica da camera. Perciò in questo caso si tratta proprio soltanto di avere la pressione di quell'unica via, di quell'unico modo di lavorare. Viriamo adesso un pochino più sul tuo strumento, non sul violino, ma proprio sul tuo violino, cioè sul violino di Fabiola Tedesco. Dimmi se sbaglio, io ho letto che hai un K, dico bene? Esatto, ecco. Pianissimo come noi, è un K del tardo 600, inizio 700, non c'è una data precisa. Questo strumento per me è la salvezza, è veramente sento che ha la mia voce in un certo senso, ho riuscito ad acquisire la mia voce nel corso del tempo.
e purtroppo non è di mia proprietà, è stato imprestato da un collezionista piemontese, Gianni Accornero, che mediante la sua fondazione Music Masterpieces, sin da quando avevo penso 17 anni, mi presta strumenti di grande pregio. Però quest'ultimo, questo K, è finora quello che sento più vicino a me. Ecco, questa che ti sto per fare è una domanda che di solito io tento di evitare, no? Perché entra un po' sul tecnico, però adesso siamo arrivati, diciamo, l'ambiente è favorevole. Volevo chiederti una cosa anche un po' difficile: come descriveresti il suono del tuo violino? Non lo so, più scuro, più squillante? È una domanda difficilissima, anche perché poi gli aggettivi sono ambivalenti, quindi prova a dire con parole tue. Sicuramente è un suono che ha dei bassi, delle note scure molto marcate, ed è una cosa che io ricerco sempre molto negli strumenti, perché d'altronde forse anche la mia voce, essendo mezzo soprano contralto a seconda dei momenti, comunque sento i bassi molto vicini a me. Però allo stesso tempo, specialmente nella corda del Mi, raggiunge una brillantezza incredibile, per cui ha un po' un misto di caratteristiche che si avvicinano molto ai miei desideri e alla mia voce, però appunto sicuramente ha un suono piuttosto scuro rispetto ad altri strumenti. E allora, dato che questo è il tuo compagno abbastanza fedele, direi, della tua vita e delle tue giornate, proviamo a entrare un pochino nel merito di quelle che sono le tue giornate di studio. Quindi, Fabiola, proprio la domanda tipica, proprio delle interviste, becere, descrivici una tua giornata tipo. A parte lo svegliarmi e fare colazione, che non interessa nessuno, comunque... No, beh, è già una cosa importante. Colazione non la salto mai, non saltate mai la colazione, il passo più importante della giornata. Però in genere per me è molto importante la dose di studio al mattino, perché sento di avere veramente la maggiore energia, ce l'ho al mattino, per cui cerco sempre di studiare almeno 3-4 ore al mattino, 3 ore e mezza, insomma. Poi ho bisogno di una pausa nel pomeriggio in cui faccio altro, in cui esco, magari prendo un po' d'aria, e dopodiché ho ancora un paio d'ore, ma in genere il pomeriggio sento di essere un po' meno concentrata, per cui cerco sempre di come dire, avere un piano molto preciso del repertorio che devo studiare, per cui al mattino magari delle cose che necessitano proprio il 100% della mia attenzione, dei miei neuroni, e poi il pomeriggio qualcosa in cui mi posso lasciare più andare. Ma in ogni caso non studio mai più di 5-6 ore, fisicamente e mentalmente non sono mai riuscita a reggerlo. Forse l'avrai notato, però la domanda quante ore studi al giorno è una delle domande forse anche più fetiche che anche i non musicisti vogliono sapere dei musicisti. Cioè, e quindi il fatto che tu abbia risposto, credo appaghi tutti voi, amiche e amici. Ottimo, sì, ma prima o poi arriva sempre, per cui io ormai viene automatica in realtà. No, ma infatti, quindi li abbiamo appagati e come. Senti, Fabiola, tu devi sapere che Paganini ha detto tante cose, ma una in particolare ci interessa oggi. Infatti una volta Paganini ha detto che se io non emoziono me stesso, non riesco a emozionare gli altri. Quanto è vero questo per te? È verissimo, è una delle cose più vere in assoluto, e purtroppo mi sono ritrovata a riscoprirlo un po' tardi, perché per molti anni ho avuto un'esperienza didattica che mi ha molto chiusa in me stessa, per cui c'era una ricerca della perfezione assoluta che è continuata per anni a scapito della mia interiorità, per cui nella ricerca di questa precisione dimenticavo di ritrovare questa connessione viscerale con la musica, che è l'unica ragione per cui valga la pena di fare musica alla fine, perché altrimenti fai altro, insomma. Le discipline performative sono moltissime perché la musica, no? Però devo dire che a partire dallo scoppio del Covid, in cui mi sono ritrovata da sola, insomma, a dover trovare una ragione per cui studiare senza impegni, ho riscoperto questo amore per la musica, fino ad arrivare ad adesso, in cui veramente
ricerco questa emozione ogni volta che mi esibisco in pubblico, perché non ha eguali, non ha senso, anche se c'è qualche errore, magari qualche imperfezione, però suonare senza questo genere di emozione è completamente inutile, per cui penso che il pubblico lo percepisca e diciamo vibri con noi nel momento in cui noi ci lasciamo vibrare in un certo senso. E allora, seguendo questo fil rouge, io volevo chiederti qual è il momento della tua carriera che ricordi con più piacere e, seguendo la binarietà che purtroppo contraddistingue la mia testa troppo inquadrata, anche quello meno, che ricordi con meno piacere. Veramente una domanda complessa. Partiamo dalle cose negative. Yes, vai. Dunque, devo dire che in realtà cominciare a esibirmi in pubblico dopo questi momenti di stacco durante la pandemia, quindi sia dopo il primo lockdown sia dopo il secondo adesso, non sono state esperienze particolarmente piacevoli, per cui mi trovo a contraddire tutti gli artisti che insomma erano estremamente grati e emozionati sul palco, felici di far musica. No, per me non è stato così, perché comunque indubbiamente insomma si è abituati a stare nella propria stanzetta e a insomma fare musica per se stessi e basta, mentre bisogna sempre in un certo senso filtrare per chi ascolta e esagerare anche un po' i movimenti, i suoni, eccetera, no? Per cui i due concerti immediatamente dopo i due lockdown sono stati per me abbastanza faticosi, cioè ero molto nervosa, sentivo di non star veramente dando il 100% di quello che potevo dare, per cui ecco, queste sono le due esperienze più recenti che mi viene da citare. Quanto invece a quelle positive, sono tantissime, in realtà cerco di essere talmente tanto nel momento quando mi esibisco che quasi ogni concerto diventa l'esperienza più bella, no? Però sicuramente, ecco, suonare il quintetto di Schubert per archi con due violoncelli, con Giovanni Sollima alla Fenice nella Sala Grande, nonostante fossi nervosissima, però è stata un'emozione veramente indimenticabile, perché la musica è la più bella mai scritta, non lo so, veramente trasporta in una dimensione parallela, per cui è stato estremamente emozionante, è stata una delle vette, diciamo, sicuramente. Senti Fabiola, andiamo pian pianino verso la conclusione, io volevo farti così, la mia consueta domanda un pochino più introspettiva, io volevo chiederti se ti senti sì in carriera, in fermento, comunque un po' instabile, ma comunque completa, compatta, cioè ti senti sul pezzo, ordinata, oppure senti che ci sono dei lati di te che non sei ancora riuscita a far sbocciare e di cui sei ancora insoddisfatta? Devo dire che questo per me è un momento molto importante, perché dopo anni di ricerca, insoddisfazione, lavoro, insomma, ci passiamo un po' tutti noi musicisti. Poi mi ritengo una persona piuttosto sensibile e emotiva, per cui ovviamente la vita ha il suo percorso, ci sono alti e bassi, ma in questo momento mi sento veramente di star superando dei grandi scogli e di essere molto più sicura di me e del messaggio che voglio dare musicalmente, per cui mi sento in forza in realtà e pronta a dare moltissimo, molto carica, diciamo. Poi ovviamente la sicurezza assoluta non esiste, soprattutto a quest'età, secondo me siamo in continuo divenire, per cui mettersi in discussione continuamente è non solo normale ma anche probabilmente necessario, però ecco, in questo momento mi sento veramente di star dando il massimo, per cui non ho rimpianti o rimorsi. E allora, tenendo la traiettoria puntata sul futuro e costruendo il consueto ponte fra passato, che ha contraddistinto l'inizio, e futuro, che contraddistingue la parte finale, io ti chiedo i tuoi progetti futuri, siano essi discografici, di studio, di viaggi, qualunque cosa.
In questo momento c'è un progetto importante, concorso ARD di Monaco di Baviera, che è stato un po' il mio progetto del secondo lockdown, per cui io, che sono sempre stata molto ostile ai concorsi, non ho mai voluto fare niente di che, mi sono messa a prepararmi così, giusto per il gusto di lavorare con una profondità maggiore nel repertorio, no? E, dopodiché mi sono iscritta, ho mandato i video e con mia grande sorpresa sono stata ammessa, per cui diciamo che adesso ci sarà la prima prova che abbiamo registrato perché sarà fatta online, e quindi questo è stato ed è un progetto molto molto impegnativo, molto importante per me. Non so come andrà, magari non andrà in porto, però in ogni caso è per me, per il tipo di lavoro che sto affrontando, è assolutamente impagabile, per cui non so come andrà, però è un progetto che mi fa molto piacere. Beh, allora Fabiola, ti auguro il meglio, che io sono sicuro arriverà. E allora, amiche e amici, siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima, fantastica intervista musicofila. Ringraziamo Fabiola Tedesco per essere stata con noi. Grazie Fabiola. Grazie a te Alberto, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata. Anche per me, davvero. E per quanto riguarda noi, amiche e amici, ci vediamo come sempre ad una prossima, ad un'altra intervista musicofila. Ci vediamo, ciao ragazzi e ciao Fabiola. Ciao.